appuntamento con il grande futsal regionale, la Serie C femminile Eagles Aprilia contro Divino Amore. Una forte intesa in questo avvio di gara, subito adesso la fiondata da parte di Giondi. È tutto il mezzo, c'è Vattone però che recupera un importante pallone, prova la conclusione. Se ne sono andati 8 minuti di gara, non cambia risultato, 0-0, prova la conclusione. Riparbelli sopra la traversa, Mannella adesso agguanta la sfera e fa ripartire Vattone, si gira la possibilità. Ancora Di Vinamone, esce molto bene Malavisi sulla corsia, la possibilità e il tiro di Piancastelli, palla che passa sotto Mannella e c'è il gol del vantaggio. Parte D'Alessio, c'è la conclusione, è pallone che viene toccato da Malavisi. Adesso D'Alessio recupera un importante pallone, prova la conclusione, ma c'è Mancinetti a respingere. Poi in mezzo, stoppa però allontanando solo il pallone dal suo corpo. Adesso la conclusione di Muzzi, ma c'è Mannella che dice no. Purtroppo per lei non va a buon fine. D'Alessio adesso prova e trova la rete che allunga per l'Eagles Aprilia. D'Alessio ancora in rete, 5 uomini di movimento. È il pallone, Riparbelli davanti a Mannella e ci prova adesso ed è il gol di Mannella direttamente dalla sua porta, trova anche lei l'incrocio dei pali e beffa ancora il Divino Amore. Pantalone, Muzzi, Malavisi in mezzo, il pallone e il tapin vincente di Barbanti.
la sfera da parte del Divino Amore. Leopardi verso D'Alessio, Leopardi colpisce e trova l'opposizione di Muzzi. Palla che arriva dalle parti di Mannella, adesso con le mani lancia dove c'è Troncacci, il gol che potrebbe veramente a questo punto mettere il sigillo finale a questa sfida.